Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione locale di Radio Tele Appennino Parma. Punto della situazione sulla raffica di furti avvenuti negli ultimi mesi in Valtaro, un tema che era stato argomento anche della recente campagna elettorale di Borgotaro. A bocce ferme, la nostra emittente ha sentito il parere in proposito del sindaco e del capogruppo di opposizione. Siamo tornati, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti che c'erano tanti furti in Valtaro, a Borgotaro, a Bedonia, a Bardi. La situazione non è cambiata, gli amministratori dicono, beh insomma forse ce n'è qualcuno, l'opposizione dice ce ne sono tantissimi, insomma i furti ci sono, i cittadini ci fermano, ci chiamano, andiamo a vedere cosa dice il sindaco e il capo dell'opposizione. Sindaco, purtroppo i furti continuano, in queste ore si continuano a sentire notizie più o meno da verificare, però insomma la gente, la cittadinanza è un po' preoccupata, ci stanno fermando per strada e sembra che il fenomeno appunto non tenda a diminuire. La ricetta dell'amministrazione, della neoamministrazione? Intanto dalle informazioni che abbiamo ci sono stati due tentati furti nella giornata di lunedì scorso e le forze dell'ordine locale stanno facendo il loro lavoro, cioè stanno presidiando il territorio, effettuando le operazioni di indagine necessarie e devo anche riconoscere e dare atto alle forze dell'ordine, in particolare ai carabinieri, ma anche alla nostra polizia municipale, di aver in questi mesi intensificato il controllo e il presidio del territorio, io credo anche con qualche già risultato, perché alcuni fermi, alcuni elementi di indagine si stanno raccogliendo e quindi, ripeto, le forze dell'ordine stanno facendo il loro lavoro. Quello che può fare l'amministrazione e vuole fare, abbiamo già iniziato a fare. In campagna elettorale credo che tutte le forze che si sono candidate, sia quelle che oggi amministrano Borgotaro che quelle che oggi sono in opposizione, hanno sostenuto la necessità di realizzare interventi migliorativi sull'ambito della videosorveglianza e quindi con un controllo tecnologico più avanzato del territorio. Ecco, bene, noi dal 7 di giugno, quindi già dal giorno dopo le elezioni, la proclamazione, abbiamo già iniziato con tutta la giunta, con tutta l'amministrazione a lavorare su questo tema, abbiamo già fatto diversi incontri operativi, stiamo sviluppando una progettazione di installazione di telecamere che deve essere ovviamente quantificata dal punto di vista finanziario in maniera più precisa e concordata, ma su questo ci siamo già sentiti anche con il capitano dei carabinieri della compagnia di Borgotaro, proprio per fare un lavoro di squadra, perché di questo c'è bisogno, abbiamo necessità di lavorare per continuare a mantenere alto il livello di attenzione, proprio per dare quel segnale di controllo e di sicurezza che è assolutamente necessario. Luciano Valli, uno dei temi della campagna elettorale è stato la sicurezza dei cittadini. Sembra che le cose non stiano migliorando, era chiaro che non potevano migliorare improvvisamente. La ricetta dell'opposizione a Borgotaro qual è? In sintesi, te la leggo se vuoi. Noi avevamo scritto: per la sicurezza dei cittadini e per l'ordine pubblico assicureremo una sempre più stretta collaborazione tra polizia municipale e forze dell'ordine, senza escludere forme di collaborazione con i cittadini e le associazioni di volontariato per il monitoraggio dei fenomeni a rischio. Contrasteremo in ogni modo l'accattonaggio molesto e l'abusivismo commerciale. Potenzieremo i sistemi di videosorveglianza. Ci contrapporremo fermamente al fenomeno dell'immigrazione irregolare con l'obiettivo di allontanare i clandestini e gli irregolari che non hanno un lavoro e che non rispettano le nostre regole. Quindi questa sembra un'ovvietà, ma è del tutto evidente che ci vuole un controllo maggiore, ci vuole anche una cultura diversa, perché invece di rincorrere sempre chi lavora e guardare, voglio dire, se elude magari 10 euro per poter campare, bisognerebbe forse controllare meglio chi è sul territorio, chiedergli come fa a campare e se ha un tenore di vita agiato, sia esso italiano o straniero, dove prende i soldi, e non rincorrere sempre le solite persone che lavorano e che si spaccano la schiena e che magari pagano anche le tasse. Tutti questi signori scorrazzano per il nostro territorio indisturbati e mi sembra che, voglio dire, per la legge italiana non esiste nessuna pena per loro, mentre per noi, quando commettiamo anche una piccola irregolarità, ci sentiamo, voglio dire, come dei delinquenti.
Noi, io penso che, voglio dire, tutti devono dare un messaggio forte, come ho detto in campagna elettorale, che le persone oneste hanno il diritto di vivere tranquilli nella propria casa, e chi si reca in un'abitazione altrui per commettere qualsiasi crimine o qualsiasi atto di violenza, voglio dire, debba essere perseguito sicuramente pesante dalle leggi. Ogni cittadino abbia diritto di difendersi a casa propria. Presentato a Bedonia affittivaltaro.it, il nuovo sito internet ideato dal Centro Commerciale Naturale per promuovere la locazione di immobili ai potenziali villeggianti. Locatari e aspiranti affittuari si incontrano sul sito www.affittivaltaro.it, un'iniziativa del Centro Commerciale Naturale di Bedonia in collaborazione con l'amministrazione comunale. Un sito internet presentato ufficialmente che potrebbe rivelarsi molto utile anche per fare venire nuovi turisti nel nostro territorio. Sì, un nuovo strumento che il Centro Commerciale Naturale mette a disposizione di tutti gli abitanti, non solo di Bedonia ma anche di tutta la valle, sia Valtaro che Valceno, proprio perché ci siamo resi conto che questo strumento mancava. Oggi la comunicazione avviene per la stragrande maggioranza attraverso il canale della rete, quindi la necessità di avere uno strumento moderno, fatto anche molto bene, che potesse in qualche modo incontrare tutte quelle persone che amano il tipo di soggiorno in appartamento, in villette private, in case isolate, era necessario. È uno strumento anche per i residenti, quindi per chi cerca casa per tutto l'anno, ma è un'opportunità assolutamente da non perdere. In più, ricordiamo che attraverso il contributo regionale che abbiamo ottenuto, questo strumento sarà attivo, è già attivo, è già online, e il servizio fotografico per la propria abitazione è gratuito nel primo anno. La serata di presentazione è stata anche occasione per premiare una fotografa locale vincitrice di un concorso anch'esso sponsorizzato dal Centro Commerciale Naturale di Bedonia. Sì, quest'anno per la foto del calendario degli eventi abbiamo pensato di inserire una foto che vincesse un concorso fotografico. Quindi da gennaio ad aprile abbiamo indetto questo concorso fotografico con tema I commercianti di Bedonia, che è anche il tema delle foto che saranno esposte per le vie del paese in luglio e agosto. Allora abbiamo indetto questo concorso fotografico chiamandolo Fotografiamo Bedonia, sperando che sia un'iniziativa che continui anche nei prossimi anni. E la vincitrice è stata Valentina Pellecchia, che l'abbiamo premiata questa sera, ha vinto una cena alla Tortellata Street di venerdì 24 giugno e una targa ricordo, oltre che la sua foto è su tutti i calendari degli eventi. Ne approfitto per dire che tra pochi giorni partirà l'edizione 2017 del concorso Fotografiamo Bedonia e che il tema sarà Bedonia e le sue feste. Quindi invitiamo i giovani fotografi a partecipare, a fare tante foto quest'estate, che poi entro il primo di aprile sarà scelta quella che sarà destinata al prossimo calendario delle manifestazioni. Sono ripresi a Borgotaro gli incontri letterari organizzati dalla Biblioteca Manara per promuovere autori emergenti. Il primo appuntamento ha avuto come protagonista il romanzo Grisby di Giovanni Bertani. Il Grisby, termine malavitoso per definire il denaro, è il titolo dell'ultimo romanzo di Giovanni Bertani. Un romanzo, oserei dire, d'azione più che un thriller, in cui ci sono anche dei risvolti psicologici del personaggio principale. Eh sì, in effetti il Grisby in verità è quasi semplicemente un pretesto, è un'occasione che capita a una persona che durante il romanzo, che si svolge tutto in 3 giorni, gli cambierà completamente la vita, costretto a convivere con persone che non hanno niente a che vedere con lui, troverà l'occasione, insomma, per mettersi in discussione, giunta all'età di 50 anni, quando lui pensava che nulla della sua vita potesse più cambiare, invece cambia tutto, cambia la sua prospettiva sul mondo, la sua prospettiva sulla sua vita. L'idea di questo libro da che cosa è stata tratta? L'idea è stata tratta in verità dai miei amici,
nel senso che stavamo raggiungendo tutti questa età qua e tutti quanti, vedevo, si ponevano la stessa questione, no? Arrivi a un certo punto in cui sembra che la vita non abbia più sorprese per te. E io mi sono detto, beh, invece se succedesse questo e questo, allora ho costruito questa ipotesi di realtà, costruendo una storia dove ci sono soltanto dei cattivi che però di buono hanno, che alla fine mi consegnano una nuova visione su me stesso. Dico me stesso perché tutto il libro è scritto in prima persona, come visto da una telecamera che osserva direttamente lo svolgersi dei fatti. Quindi un romanzo non bianco e nero, ma con tante sfumature di grigio. Esatto, tante sfumature di grigio, perché in verità di colori non ci sono, nel senso che è costruito come fosse un romanzo, un film in bianco e nero, con tutte le sue sfumature del bianco e del nero, ma colori non ci sono, perché è un po' come osservare qualche cosa, sì, effettivamente in bianco e nero, il buono, il cattivo, ciò che c'è di giusto, ciò che c'è di sbagliato, e poi in verità nulla è tutto nero, nulla è nero e nulla è bianco, tutto se ne sta lì, nel mezzo. Giovanni Bertagni è stato in precedenza autore di diversi racconti, ma questo è il suo primo romanzo lungo. Il primo racconto che ho pubblicato è stato nel dicembre del 1981 ed è stato pubblicato tra l'altro da una rivista di Parma che adesso non c'è più, si chiamava Parma Mese allora. E le atmosfere non erano molto diverse da queste, poi avevo pubblicato qualche cosa di fantascienza su delle fanzine, ho continuato così, mi sono dedicato alla drammaturgia, alcune cose sono state messe in scena sia dall'Europa Teatri che da un altro teatro di Parma, il Teatro del Cerchio, e questo è il primo romanzo, una cosa difficilissima. Una cosa difficilissima ma foriera di tante soddisfazioni. Sì, devo dire di sì, perché intanto devo dire una cosa, che nel momento mi è successa una cosa strana. Quando ho consegnato il libro all'editore col visto si stampi, con l'ultima versione di editing, ho cominciato a sentire nostalgia per questi personaggi, come degli amici che se ne vanno. E quindi ti viene voglia di scrivere ancora, di continuare insomma nelle loro avventure, nelle loro storie, cosa che sto facendo, anche se con grande difficoltà, per i tempi ovviamente. Sabato 2 luglio, in occasione del 76esimo anniversario dell'affondamento della Randora Star, presso la cappella commemorativa del cimitero di Bardi, verrà celebrata una santa messa in memoria delle vittime. La cerimonia ha avuto da quest'anno il riconoscimento di anniversario di interesse nazionale. Sempre sabato avrà luogo la commemorazione della battaglia del Manubiola, che nel giugno del 1944 vide opposte le forze nazifasciste ai reparti partigiani della Valtaro, una commemorazione organizzata dai comuni di Borgo Valditaro e di Berceto. La manifestazione prenderà il via alle 8.30 con il raduno dei partecipanti presso Piazza Manara a Borgotaro, 15 si recherà in località Boceto al monumento che commemora le vittime che erano state prese in ostaggio durante il rastrellamento dai nazifascisti. Alle 9 il ricordo sempre degli stessi caduti in località Frascara, 15 si trasferirà in comune di Berceto, dove alle 9.45 ci sarà la visita al cippo posto sul luogo della battaglia lungo la strada che porta tra Ghiare di Berceto e Rocca Prebalza, sul diciamo fondovalle del torrente Manubiola. Alle 10 la santa messa di suffragio nella chiesa di Ghiare di Berceto e alle 11 la deposizione di una corona di fiori al monumento a Ghiare di Berceto, con le orazioni tenute dai due sindaci di Borgo Valditaro, Diego Rossi, e di Berceto, Luigi Lucchi, nonché di un rappresentante delle associazioni partigiane. Ancora sabato a Mazzareto, in comune di Solignano, l'annuale manifestazione Forni in Festa. Vi aspetta la rinomata torta di patate e il pane fatto in casa e cotto nei forni a legna del paese, oltre naturalmente a formaggi e tante sorprese. La Proloco di Solignano e la comunità di Mazzareto vi accoglieranno con la simpatia di sempre in costumi del primo Novecento.
sabato 2 luglio dalle ore 20:30 presso la Trattoria Solaria a Ceresetto di Compiano, Festival di Musica Celtica. Direttamente dalla Scozia per voi, 10 musicisti di altissimo livello della Band Sailid, Band Traditional Music. Per l'esattezza si tratterà di Louise Enter, Colette Campbell, Matthew Turner, Lindsay Tate, Sean Thompson, Claire Avalage, Roddy Morrison, June Nelson, Kate Eisdal e naturalmente il locale Giancarlo Galli. Per informazioni e prenotazioni si può telefonare al 338 7059 569 oppure allo 0525 824 895. E sempre alla Trattoria Solaria Ceresetto di Compiano, domenica scorsa si è svolta una mostra mercato degli antichi giocattoli artigianali, con il pranzo accompagnato da un intrattenimento musicale e la conferenza di Cristina Azzolini sull'utilizzo dei microorganismi in agricoltura. Festeggiata a Varsi la sagra patronale di San Pietro. Ancora una volta i volontari della Proloco sono riusciti ad allestire interessanti iniziative per vivacizzare il paese. Nei giorni scorsi a Varsi si è tenuta la sagra di San Pietro. Tante bancarelle di oggettistica locale hanno permesso la raccolta di fondi per l'assistenza pubblica. Tanti gli eventi e le opportunità per divertirsi o per ammirare pezzi di storia agricola. La sagra di San Pietro, organizzata dalla Proloco con il patrocinio del Comune, è stata un piacevole inizio d'estate. Alcune le novità di quest'anno, a partire dalla location che ha visto spostarsi il cuore della sagra nel piazzale retrostante la chiesa parrocchiale. Nel piazzale della storica Frescobalda, società chiusa da molti anni che si occupava della produzione di organi da chiesa, hanno infatti trovato posto il nuovo palco, collaudato dalle associazioni del paese, e nello stesso spazio hanno trovato casa anche la cucina, i tavoli e le panche della zona Ristoro, che in una delle prime calde domeniche dell'estate 2016 hanno permesso a tanti amanti della valle di godere di una cena a base di fresco venticello e prelibatezze locali. Domenica il paese si è animato grazie anche al mercato in via Rocca, alla mostra di trattori d'epoca e attuali, alla mostra delle antiche motoseghe e alla presenza del motoclub Valceno con le loro moto. La piazza principale del paese è stata teatro del primo raduno del nuovo gruppo chiamato Sezione 34 Red Bull Italia Vallitare-Ceno, a cui hanno aderito diversi iscritti in possesso di veicoli storici. Nel pomeriggio, grazie ad un percorso allestito davanti alla chiesa, è stato possibile ammirare l'adattabilità e la capacità di muoversi su qualunque terreno di moto da cross e di quad attrezzati. Per i festeggiamenti in occasione del patrono, si sono chiusi in serata con la classica cena della sagra allietata dall'orchestra Marco e Greco. Insomma, anche quest'anno la sagra di Varsi ha dato il via alle danze per la Valceno. Anche quest'anno in Valceno ci attende un'estate ricca di eventi e di divertimento. Anche quest'anno la Valceno sarà l'allegra valle per una fresca e gioiosa estate 2016. Le
previsioni del tempo per domani, mercoledì 29 giugno. Cielo sereno o poco nuvoloso, temperature in lieve aumento con minime attorno ai 19-20 gradi e massime sino a 33-34 gradi, venti deboli orientali. I programmi della serata su RTA: alle 20.35 il programma musicale 80 Nostalgia, alle 21.10 la rubrica Epoca che Storia, alle 22 la replica del notiziario e a seguire Ballo che Sballo in TV. Anche per questa sera è tutto con l'informazione locale di Radio Tele Appennino Parma. L'appuntamento è per domani, sempre alla solita ora. Buona serata a tutti!